Buongiorno ragazzi, oggi introduciamo l'arte che riguarda il barocco, come vediamo qua nell'immagine, però occorre necessariamente parlare prima dell'arte della Controriforma, quindi per adesso mi mantengo su questa diapositiva e appunto riguarderà il mio discorso ciò che avviene precedentemente alla stagione barocca. Allora, riguardo la Controriforma, parliamo già del 1545, in cui c'è Paolo III Farnese Papa, il quale diede avvio al cosiddetto concilio ecumenico, che avviene in risposta allo scisma della Chiesa che si è verificato a seguito della spinta riformatrice dei protestanti. E questo concilio ha valenza storica è conosciuto perché ebbe sede a Trento proprio come Concilio di Trento e si protrasse fino al 1563. Quindi, se questo concilio in origine aveva come obiettivo di ricomporre l'unità della Chiesa, poi però si concluse con il rifiuto delle tesi dei riformatori e fu accompagnato da prescrizioni rigide che riguardassero sia gli aspetti delle dottrine che della liturgia che della devozione. Quindi da qui si imposta tutto un discorso che uniforma, ecco, la storia e anche le manifestazioni artistiche. Dunque, l'impatto di tale concilio, quindi il Concilio di Trento, fu importante da far parlare gli storici appunto di Controriforma. E questa Controriforma è intesa proprio come un vasto movimento di riorganizzazione interno alla Chiesa romana che si origina in reazione a questa riforma protestante che dicevamo ed è volto a rafforzare proprio il potere della Chiesa cattolica. I decenni tra il Concilio di Trento e la fine del Cinquecento, coincisero quindi con questo mutamento radicale, sia da un punto di vista culturale che anche del costume. E abbiamo detto quindi che vi fu un linguaggio unitario che quindi influenza anche le arti, che avranno poi questo compito importante di illustrare la dottrina cattolica. Infatti fu dichiarata la legittimità del culto delle immagini sacre, proprio in contrasto con il pensiero sia luterano che calvinista, e si ribadì la funzione divulgativa delle arti visive, quindi un insegnamento e anche un ruolo, vedremo anche nel barocco, di persuasione. Temi centrali di questa iconografia controriformista furono i sacramenti e il ruolo della Vergine e dei Santi, che sono esseri, diciamo, che mediano fra il fedele e Dio, qualcosa che comunque era stata effettivamente già medievale, ma qui si protrae del tutto. Le azioni religiose locali ricevettero l'incarico poi di controllare il decoro di luoghi sacri, la coerenza delle immagini a questi principi dottrinali e quindi l'esposizione di qualsiasi opera d'arte nei luoghi pubblici doveva essere approvata dal vescovo, quindi bisognava che ci fosse un lasciapassare da parte delle autorità ecclesiastiche. In questo momento quindi ci si trova di fronte all'analisi dell'arte che era stata quella manierista, la quale risulta inadeguata per interpretare queste esigenze, sia perché era ritenuta dal carattere artificioso e tendeva all'estetica, e anche perché vi era troppa libertà nella trattazione dei temi sacri, nel manierismo, appunto. Mentre nell'arte della Controriforma vi è questa ricerca estetica che assunse un ruolo molto marginale in favore di un aspetto didattico, dicevamo prima, e anche persuasivo, aggiungerei. Quindi si chiedeva agli artisti di realizzare immagini semplici e chiare, che fossero rigorose nei contenuti e severe anche nel linguaggio espressivo. Però, nonostante questo, si richiedeva una forte accentuazione patetica, il pathos, quindi il sentimentalismo. Dunque, le composizioni dovevano nello specifico suscitare pietà, partecipazione emotiva, e naturalmente introdurre anche spunti alla meditazione, quindi dovevano coinvolgere sicuramente, ovviamente lo spettatore, ma in primis il fedele. Quindi, in ottemperanza a questi dettami molto rigidi, si giunse alla censura dei nudi del Giudizio Universale di Michelangelo nella Sistina,
che per volontà di Papa Pio IV furono parzialmente coperti nel 1565. Il pittore coinvolto fu Daniele da Volterra ed è conosciuto perché realizza questi celebri braghettoni, le braghe, ecco, i calzoni o quasi gli slip, diremmo in gergo moderno, mise a questi nudi. E si intervenne anche nell'ultima cena di Paolo Veronese, che poi fu chiamata cena in casa di Levi nel 1573, e Veronese fu addirittura chiamato davanti al Tribunale dell'Inquisizione per motivare la trasgressione dell'iconografia sacra. Quindi pensiamo in che periodo stavano vivendo gli artisti. Poi, per convincere della qualità naturale, quindi della realtà dell'evento religioso, fu recuperato uno stile più fedele al vero, che doveva basarsi quindi su un'attenzione nella descrizione e nelle rappresentazioni. Infine, il linguaggio artistico, si orienta, ecco, in due direzioni principali e complementari. Da un lato si elaborano immagini semplificate che dovevano, diciamo, servire ad una migliore fruizione da parte del popolo e che fossero anche volte alla devozione, quindi che spingessero ad uno spirito devozionale. E dall'altro invece si opta per scene tumultuose, quindi con molte figure che avessero tra l'altro ampia gestualità. E questo perché? Perché dovevano richiamare l'attenzione sempre del fedele, per coinvolgerlo e emotivamente e spiritualmente, quindi dicevamo prima che lo portassero ad una riflessione. Allora, da qui si può sicuramente introdurre proprio l'idea della stagione del barocco. Ecco, qui è definito quale secolo della meraviglia. Allora, è il 600 che riguarda il barocco. Quindi questo periodo è passato alla storia come il secolo d'oro per lo straordinario splendore artistico e culturale che viene a caratterizzarlo, anche per la prosperità economica, per la ricchezza, lo sfarzo, queste sono tutte parole chiave, anche l'eccesso può essere una parola chiave che esplica il barocco in arte in particolare. Questo sfarzo poi che viene esibito da molte corti europee. Esso però fu anche segnato da fenomeni negativi. Allora si parlerà di carestie, si parlerà di epidemie, di guerre, e l'Europa visse quindi all'insegna del disordine e dell'instabilità. Ecco, si pensi già alla guerra dei Trent'anni, parliamo del 1616-1648, oppure alle ripetute epidemie di peste. Dobbiamo sicuramente parlare anche da un punto di vista storico-geografico, insomma, le ripercussioni che ci sono state sull'arte derivano da una situazione ovviamente storico-culturale. Quindi in vaste regioni torna ad affermarsi il feudalesimo, quindi il latifondo, la rendita, si incrementa il divario tra pochi ricchi, la moltitudine dei poveri, questi poi saranno temi importantissimi anche nell'Ottocento. Nonostante questi aspetti, il 600 però vide anche questa affermazione della società urbana. Allora ci sono ampliamenti di città, c'è l'arricchimento delle opere d'arte, quindi vediamo che ci sono proprio dicotomie, ecco, in questo momento, molto forti. Contemporaneamente poi si infittiscono le relazioni con l'Asia meridionale, l'America del Nord. Allora abbiamo per esempio in Francia e in Spagna che è l'afflusso dei capitali rafforza le classi dominanti, quelle già presenti, mentre in Olanda e in Inghilterra si assiste alla nascita di una potente borghesia e tra l'altro si arriva a un moderno sistema capitalistico, il capitale che gira la moneta. In campo politico poi vi è il consolidamento di sistemi monarchici assolutistici, pensiamo alla Francia di Luigi XIV. E poi dall'altro lato si affiancano anche prime forme costituzionali di tipo parlamentare e liberale, già ancora esempio sarà l'Inghilterra. Poi, piano culturale. Sul piano culturale abbiamo una pluralità di manifestazioni scientifiche, letterarie, artistiche e tutte queste sono dettate da una libertà di pensiero, di ricerca che si può ritenere già pienamente moderna. L'Italia, passiamo all'Italia brevemente, questa fu attraversata da ovviamente crisi economica e sociale
vi era il dominio straniero, ovviamente, e ancora una nobiltà che era molto restrittiva, ed entrambi, sia il dominio straniero che questa nobiltà, governano da conservatori. L'Italia è sempre stata conservatrice. Abbiamo le condizioni dei ceti medi e popolari che rimasero critiche e vanno a peggiorare anche con carestie le epidemie. L'epidemia famosissima fu la peste del 1630, quella che è narrata nei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Però diciamo che, nonostante tutto questo, dal punto di vista degli sviluppi intellettuali, la penisola però presenta grande vivacità appunto in campo culturale, ma anche per quello che ci riguarda in modo particolare l'ambito artistico. Da qui ci sono piccole cose che vi inserisce la presentazione, che vi condivido anche. E poi qui ci sono dei paralleli con il Rinascimento, perché c'è una fase che viene ritenuta anche come un secondo Rinascimento qui nel 600, ma poi la presentazione a cui mi riferisco già fa menzione a Lorenzo Bernini, che faremo dopo. Quindi io mi mantengo solamente su questa diapositiva e proseguo il discorso. Allora, 600 è ritenuto come un secolo di inquietudine, disordine, però perché c'è un po' di disorientamento, si ricercano nuovi punti di riferimento. E alla radice, alla base di questi cambiamenti, intanto vi furono le acquisizioni scientifiche. Queste acquisizioni, dalla fine del XVI e per tutto il XVII secolo, vollero proprio scuotere le grandi certezze. Basti pensare alle scoperte di Copernico, Galilei, Keplero, Newton, tutti loro generarono quindi una nuova consapevolezza dell'uomo nel mondo e mettono in crisi sia la cosmologia medievale, sia i valori umanistico-rinascimentali che avevamo visto si fondavano sulla centralità dell'uomo e dell'intelletto. Quindi adesso cominciamo a vedere le differenze forti rispetto ai periodi precedenti. All'idea di un cosmo chiuso con la Terra al centro si sostituisce quella di un universo infinito. E allora l'antico rapporto poi tra l'uomo, il creato e la divinità si sovverte completamente. Poi c'è l'invenzione del cannocchiale che svela il cielo, il microscopio indaga la materia al di là dell'occhio umano, ecco. E quindi l'uomo si trova sospeso tra l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo, quindi continuiamo ad avere contrapposizioni forti. L'uomo barocco quindi avverte un sentimento ora di libertà, di ebbrezza, la novità, ma anche avverte un sentimento di angoscia e di paura perché perde i suoi riferimenti conosciuti, se ne crea altri. Anche la concezione del tempo si andò definendo come un percorso diverso, si vide come un lungo percorso lineare senza possibilità di ritorno. Quindi l'uomo diventa più consapevole di quel mutare continuo delle forme, della natura, della vita. Più l'uomo prendeva coscienza della propria finitezza, l'essere finito, più veniva pervaso proprio da questo stato interiore di smarrimento e anche di sfiducia nella possibilità di conoscere l'intera realtà. Questo è importante, per l'uomo barocco il mondo si presentava come una mescolanza di elementi opposti e contrari che cambiano e sono composti di apparenze, quindi il mondo è composto in modo particolare di apparenze ingannevoli. È difficile questo mondo da decifrare per affermarne la verità. Da questo stato d'animo nacquero atteggiamenti quali il pessimismo sociale e individuale, i temi frequenti della malinconia e della follia, la spettacolarizzazione della vita, e questa è concepita proprio come un teatro in cui ognuno recita il proprio ruolo, tra l'altro fittizio e provvisorio. Quindi riflettiamo un pochino anche da un punto di vista, se vogliamo, filosofico su questa cosa. Ora, per evitare che si fermi ai 15 minuti e si blocchi il discorso, passo ad un altro video.